Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti, bentornati e bentornate sul mio canale, la Lidia Online. Io mi chiamo Lidia e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Vivo a Bergamo, una piccola città della Lombardia a solo 50 km da Milano. Forse tutti conoscerete Milano. Non tutti conoscono Bergamo, ma vi invito a venire a conoscere questo piccolo gioiellino italiano. Perfetto, da qualche giorno a questa parte sto organizzando delle chiacchierate con degli insegnanti di italiano per poi poter fare delle dirette e presentare a voi questi insegnanti. Per poter passare un tempo, un'oretta insieme e sentire la lingua italiana, l'autentica lingua italiana parlata da due persone. Questa sera l'invitata è particolare perché per me è la prima volta che invito un insegnante di italiano per stranieri non madrelingua. L'insegnante di questa sera ha il sorriso più bello del mondo, si chiama Marlani, è brasiliana e adesso la invito ad entrare per poter fare una chiacchierata con voi. Aspetto la sua richiesta per poterla invitare alla diretta. Ciao Marlani, nel frattempo saluto tutte le persone che si stanno collegando. Ciao Anita Immancabile. Saluto tutte le persone che si collegano da tutte le parti del mondo, in particolare questa sera un saluto particolare ai brasiliani che spero si colleghino numerosi. Ed ecco qui, tra pochi istanti dovrebbe arrivare con noi la professoressa Marlani. Ciao, Eccola, è arrivata. Buonasera. Hai presentazione. visto quanto parlo? No, bellissimo, ero lì, col sorriso a sentire. Beh, col sorriso sicuramente perché la prima cosa che si vede di te è il tuo sorriso, è spettacolare, è contagioso. Grazie, grazie mille. Io rido sempre di tutto, diciamo così. Mi fa Allora, piacere. Come mi stai? presento. Mi Ho senti? detto io mi presento. Sì, però sì, prima dimmi come stai, se vuoi. Sto benissimo, adesso sono un po' nervosa. Ma io benissimo, e te? Sto bene anch'io. Io sono sempre agitata, sono sempre emozionata, ma credo che l'emozione sia qualcosa di molto positivo perché ci fa capire che ci piace fare queste cose, quindi è molto positivo. Da dove ti stai collegando? Io vivo vicino a São Paulo, in una città che si chiama Serra Negra, un paesino piccolino dove questa città è iniziata dall'immigrazione italiana, quindi qua ci sono tanti discendenti, diciamo così, italiani. Si può vedere un po' della cultura italiana. Io non sono nata qua, però adesso sono qui a vivere. E ti trovi bene? Ti piace? E mi trovo bene. Sì, mi piace. È una città carinissima. Se venite in Brasile, venite a conoscerla. È 2 ore da São Paulo, il capoluogo dello stato di São Paulo. Perfetto. Questa sera però sei qua per raccontarci un po' la tua esperienza, di vita che ti ha portato a diventare un insegnante di italiano per stranieri. In particolare per studenti di lingua portoghese, perché i tuoi studenti sono principalmente brasiliani e portoghesi. Perfetto. Sì. Infatti i miei alunni sono qua a vedermi. Ciao Lucas. Lucas parla dall'Olanda. Lui è nei Paesi Bassi, abita lì, uno di loro. Oh, perfetto, perfetto. Dai, attendiamo la tua presentazione. Chi sei? Perché sei qua stasera? Allora, io mi chiamo Marlani. Io ho vissuto in Italia per 3 anni. Sono stata lì a lavorare
in realtà sono andata insieme al mio ragazzo che stava facendo la cittadinanza italiana e poi ho studiato italiano. All'inizio io ero a una città che si chiamava Macerata, okay. Poi sono stata lì per 3 mesi, poi sono andata a vivere a Milano. Da quando poi, dai 3 mesi che ero lì, sono andata a Milano e fino alla fine sono stata lì. Ho studiato in una scuola a Milano che si chiamava Il Centro, sempre lì a Milano, e lì ho potuto imparare di più la lingua italiana. Mi è sempre piaciuta da quando ho conosciuto l'Italia. Allora, da piccola mi è sempre piaciuta il cibo italiano, infatti anche oggi è quello che mi piace di più. E quando ho conosciuto la cultura italiana mi sono appassionata, mi sono innamorata della cultura. E quindi ero qua a lavorare e a dare lezioni di italiano, poi dall'anno scorso io faccio soltanto gli insegnanti di italiano ai brasiliani, perché loro, allora, qua in Brasile c'è una delle, mi sono dimenticata la parola, delle comunità, è la comunità più grossa dei discendenti di italiani qua in Brasile, e quindi ci sono tante persone che fanno la cittadinanza o vogliono parlare italiano perché vogliono vivere in Italia o perché sono discendenti di italiano. Allora per questo ho cominciato. Era per essere un lavoro breve, però sono arrivati degli alunni, degli studenti, così sono stata finora. E diciamo che è stato uno dei lavori più belli della mia vita. Io amo quello che io faccio. Che è una cosa importantissima. Senti, ma hai scelto di vivere lì perché sapevi che c'era una comunità di italiani o questo è stato casuale? In questa città? Sì. Allora, ho conosciuto delle persone qua e sono venuta a conoscerla, la città, Serra Negra, e sono stata qua per un mese, poi mi è piaciuta la città, poi è una città sicura, tranquilla, si vede bene la cultura italiana. Per tutti questi motivi ho deciso di spostarmi qua. Ok, quindi ti sei trasferita dopo che l'hai conosciuta, ti è piaciuta, hai trovato una piccola parte di Italia in Brasile. E poi anche la mia casa è diventata una piccola Italia perché io passo quasi tutta la giornata a parlare italiano invece portoghese. Senti un attimo, invece raccontami qualcosa di più sulla tua esperienza italiana. Hai detto che hai vissuto per un periodo a Macerata, che non è una città grandissima. Io non la conosco, si trova in centro Italia, vero? Sì, è una città molto carina, è una città storica, ci sono anche le mura perché da quando c'era la seconda guerra o la prima guerra mondiale. E la città era soltanto dentro le mura, dopo che è finita la guerra si è spostata un po', allora è diventata un po' più grande, diciamo più così. Più grande, si è espansa, sì. E niente, è una città piccola, si vede benissimo la cultura italiana lì, perché è una città tradizionale, diciamo così. Quasi tutti che vivono lì si vede pochi stranieri di là. Ok, ma penso che questa sia un po' una caratteristica che accomuna tutte le città, le piccole città d'Italia, nel senso che nei piccoli centri è più facile imbattersi, incontrare la vera cultura italiana, ci sono anche meno stranieri che, no, vabbè, non cambia niente, però sì, le tradizioni secondo me sono più forti in una città come Macerata che non è in una città come Milano, che invece è cosmopolita. Sì. Sì, dove ti sei trovata meglio tu? Esatto, dove ti sei trovata meglio tu? A Milano, allora, o a Macerata? Milano è il mio cuore. Io amo le città grandi, anche se vivo in una città piccolina. E a Milano io mi ci trovavo bene lì, è stato un bel periodo. Diciamo che uno dei pezzi più belli della mia vita, era veramente bellissimo vivere lì. È una città molto bella,
una città che tu puoi vivere tante situazioni con delle persone da tutto il mondo, poi di là puoi andare a tanti, tanti posti che sono lì vicini e che sono belli, Come come il lago di Bergamo, Como, o come sì, Bergamo. come Bergamo. Mi dispiace. La prossima volta. Va bene, quando torno. Hai intenzione di tornare in Italia? Sì, il prossimo anno. Allora, sto aspettando che la situazione un po' si sistemi, perché adesso dobbiamo un po' capire come va questa cosa della pandemia. Tra il Brasile e l'Italia ancora non è aperto per i turisti, è soltanto per chi deve fare qualcosa che ha veramente una scusa per andare in Italia, diciamo così. Certo, sì, lo comprendo. Dai, speriamo che, sì, che questa situazione si stabilizzi presto, veramente, non se ne può più. L'importante è che stiamo bene adesso e dai, si vede un po' di luce in fondo al tunnel, mi auguro. Senti, andiamo invece un attimino quello che è il cuore di questa chiacchierata, perché abbiamo scelto come titolo l'italiano in Brasile, che è molto generico. Nel senso che vorremmo parlare soprattutto della lingua italiana, l'impatto che ha la lingua italiana per i lusofoni, quindi per le persone soprattutto di lingua portoghese. Immagino che essendo tu madrelingua portoghese e studiando bene l'italiano, tu conosca perfettamente quali siano le difficoltà che incontra uno studente di lingua portoghese quando si avvicina all'italiano. Quali sono, ad esempio, le principali difficoltà dal tuo punto di vista? Io penso che sia l'accento. L'accento è una cosa molto difficile. Si vede quando io parlo che io sono brasiliana, perché anche se io parlo da tanti anni italiano, è difficile cioè, arrivare il più vicino possibile all'accento di un altro, di un'altra lingua, diciamo così. Per noi, allora, io vivevo al sud del Brasile, quindi noi lì parliamo porta, aperto, noi abbiamo questa R così. Ci sono delle parti del Brasile, come a Rio de Janeiro, che loro dicono porta, ad esempio, carne. Quindi diventa molto difficile anche quando devo insegnare questo alle persone che possono imparare la pronuncia corretta, porta, carne, invece dire carne, porta, perché queste cose. Sì, ha senso, perfetto. Quindi questa è una delle la prima difficoltà quindi riguarda la pronuncia, soprattutto queste R che sono molto forti, effettivamente adesso che me lo dici, sì, ho Sì. presente. Poi altre difficoltà che secondo te sono importanti? Allora, noi in Brasile, allora, in generale si parla molto male il portoghese in Brasile. In Ci che sono senso si parla male? Grammaticalmente o come? A scrivere la scrittura e poi anche le abbinazioni giuste, diciamo così. È un po' difficile, la lingua portoghese ha dei dettagli che in italiano non c'è, e poi non sapere bene la sua lingua mette ancora di più la difficoltà per imparare un'altra lingua. Ad esempio, voi dite grazie, noi diciamo obrigado. Gli uomini dicono obrigado, le donne obrigada. La maggior parte delle persone dicono obrigado. Si dice soltanto gli uomini, quindi è una cosa molto normale in Brasile che i brasiliani non sanno la differenza tra questo. O ad esempio, mas e mais. Quindi non sapere queste cose, quando andrai a imparare, quando devi imparare un'altra lingua, diventa molto difficile. Sì, effettivamente questo complica un pochino, si rischia di fare un po' di confusione, soprattutto quando l'insegnante usa un po' la grammatica contrastiva, cioè mettere a confronto la grammatica italiana con quella portoghese, che se da un lato potrebbe
facilitare il processo di apprendimento. Se ti trovi di fronte invece a persone che non conoscono la propria grammatica, lo complicano. E quindi, però è un po' come gli italiani che non conoscono il congiuntivo, che non sanno utilizzare il congiuntivo, no, quindi non sono gli unici. Quindi abbiamo detto l'accento, il fatto che i brasiliani non conoscono nemmeno bene la propria lingua. E, invece c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere per quanto riguarda le difficoltà? Io penso che siano queste quelle di più. Un'altra. Le parole con le lettere doppie. Ah, ok, le doppie. Sì. Questo è, ci metti molto in difficoltà, diciamo così. Un esempio classico di questo è camino e cammino. Camino da voi è il camino, da noi la rera. Cammino di camminare, camminar in portoghese. Quindi capire questa, il suono, arrivare al punto di sentire la pronuncia e doppia. Fare correttamente, questo è molto difficile. Ok, quindi questo mi porta a un'altra domanda che è già quasi collegata. Esistono falsi amici tra l'italiano e il portoghese? Una che loro sbagliano quasi sempre, allora, che loro pensano che agora, ora in italiano. Ah, ok, sì. Ti sì. Vuoi dire quindi, no? È la stessa cosa che quindi. È agora è simile a allora. E poi è una parola diversa. Non so se mi sono spiegata. Sì, ti sei spiegata, anche in spagnolo è lo stesso. Ahora, che significa adesso, spesso viene confuso con allora, che invece quiere dire sì. Entonces. Ok, scusa, io non parlo portoghese per niente, neanche una parola, me la cavo con lo spagnolo, quindi è l'unica lingua di riferimento che ho. Ci sono delle somiglianze invece tra il portoghese e l'italiano? Ad esempio dal punto di vista grammaticale? Sì, è uguale. Noi, cioè, i pronomi personali sono uguali, diciamo così, cambia i nomi, ma ha la stessa struttura. I pronomi diretti, la stessa cosa. I verbi, come si coniugano, la stessa cosa. Ok, e poi immagino che anche in portoghese, essendo una lingua che si evolve dal latino, come direbbe la mia amica Emma, che continua anzi dal latino, mantiene certe caratteristiche delle lingue romanze, come il genere maschile o femminile e il numero singolare e plurale. Sì, la stessa cosa. Esatto, e quindi le varie concordanze. Senti, voglio metterti alla prova. Voglio metterti alla prova perché ripeto, io non parlo il portoghese, però ho scoperto, innanzitutto come insegnante di italiano, uno dei verbi che dà più... che mette più in difficoltà gli studenti, soprattutto di lingua inglese o tedesca, è il verbo piacere. Perché in italiano il verbo piacere ha una costruzione particolare. Spesso le persone confondono il mi piace, il mi come soggetto, e invece quello è un pronome indiretto, significa a me piace, ad esempio, la pizza. Il soggetto è la pizza. Nonostante questo, è molto complesso riuscire non a spiegarlo, a farlo realmente capire. Ho scoperto che il verbo gustou, non so come si dice in portoghese, ha la stessa caratteristica, la stessa costruzione del verbo to like in inglese. Come spiegheresti allora un portoghese come si coniuga, come si usa il verbo piacere in italiano? Allora, io cerco di dire che ha una differenza. Quando noi lo usiamo insieme ai pronomi diretti, vuol dire che è una cosa che io gosto, che mi piace. Quando io uso soltanto quel pronome personale, vuol dire che io piaccio a qualcuno. Io cerco di fare
questa differenza. E cerco di fare degli esempi tra i due perché loro possano capire un po' come usare il piacere quando io voglio dire che mi piace qualcosa o quando io piaccio a qualcuno. Perfetto, benissimo, grazie. Intanto salutiamo tutti i brasiliani, tutte le persone collegate, tutti i brasiliani che stanno salutando, che stanno commentando, stanno dicendo sì, ci sono tante parole che assomigliano, no, io non ho mai fatto questo errore. Insomma, grazie a tutti per partecipare, anzi se ci sono altre domande, per favore, avanti, fatevi avanti. Stavo cercando di leggere qualche commento. Non mi sono mai stata confusa per questo, non so, penso che sia il grazie che ho detto, non so. No, no, parlava del, penso che si riferisse appunto ai due falsi amici, a ora e allora. Okay. Ok, penso che si riferisse a quello, è già un commento precedente. Senti un po', invece, ci sono delle parole italiane, perché tu, alla fine tu hai imparato l'italiano da grande. Hai scoperto da grande che ti piaceva tantissimo la lingua italiana, la cultura italiana, ti sei appassionata. Quindi è diverso, la stessa cosa è successa a me con lo spagnolo, quindi è come scoprire un mondo veramente nuovo, lo si guarda con occhi diversi. Volevo sapere se ci sono delle parole italiane che ti piacciono particolarmente per il suono, per come si pronunciano o anche per il loro significato? Mi piacciono alcune per il loro significato. Ad esempio, fare le ore piccole. È bellissima questa. Ok, questa è un'espressione idiomatica, sì. Sì. Mi piace tantissimo. Poi, vuoi spiegare a chi ci sta seguendo che cosa significa fare le ore piccole, che magari non tutti conoscono fare questa espressione. Allora, cercherò di spiegare, sono un po' nervosa. Fare le ore piccole perché è quando tu arrivi tardi, perché l'una, due, sono le ore piccole. Se arrivi prima di questo sono le ore grandi, è giusto? Quindi se arrivo alle 12 a mezzanotte è un'ora piccola o un'ora grande? Un'ora grande. Dipende se considero lo zero, però sì, fare le ore piccole è vero, quando torni dopo, quando torni all'una, alle due, quindi torni molto tardi durante la notte o presto al mattino, dipende dai punti di vista. Qualche altra espressione che ti piace? Espressione mi piace o parola? Parola. Mi piace molto ombelico, la trovo divertente. Bello. L'ombelico. È divertente. Sì, mi piace, è vero. Sai che ombelico sarà la B. La B ha un suono avvolgente, ha un suono simpatico. Una delle parole che mi piace molto come suono è ad esempio buio, che ha una B, un'altra volta una B. Mi piace la B, il suono della B. Ok, perfetto. Buffo anche, buffo è divertente. Buffo, buffo. Certo, buffo, che significa sì, divertente proprio. Sì, la trovo molto carina. Ci sono alcune che le trovo difficili da pronunciare. Mm-hmm. Ad esempio? Ti stavo proprio per chiedere quello. Esercizi. È una parola difficile per un brasiliano. Sì, sì, vero. Perché noi pronunciamo latte. Latte. Noi diciamo ciago, ad esempio. Quindi parlare esercizi con una C per noi è un po' difficile. E poi questo suono della Z, questo è un po' difficile. Sì, è vero. Esercizi, tra l'altro, è una cosa reciproca perché, ad esempio, scusami, io faccio riferimento sempre allo spagnolo. Gli spagnoli lo stesso mi hanno sempre confessato di avere difficoltà a pronunciare la parola esercizio. E per un italiano pronunciare esercizio in spagnolo è la stessa enorme difficoltà perché hanno la J. E io credo che esercizio sia proprio una di quelle parole universali che da una parte o dall'altra crea confusione. Intanto, in portoghese sarebbe esercizio. Esercizio. È facile. Esercizio.
Sì, però se lo pronunci velocemente poi non è così facile, perché poi l'esercizio è sempre vicino a un'altra parola, quindi poi è questo quello che confonde, perché finché lo pronunci da solo è facile. Intanto ci suggeriscono la parola spettinati, una parola che piace, una parola italiana che piace, evidentemente. Come si dice spettinato in Brasile? Despenciado. Despenciato. Ok. Senti, quali consigli daresti ad una persona che si avvicina a te e ti dice che vorrebbe cominciare a studiare italiano? O anche a tutte le persone che ci stanno seguendo adesso, quale consiglio? Ovviamente ricordo a tutti che questa chiacchierata è principalmente rivolta alle persone che studiano italiano ma sono di lingua portoghese, però i consigli vanno bene anche per tutte le altre lingue. Qual è il tuo consiglio? La prima cosa, questo può essere usato per tutte le lingue che vuoi imparare, perché secondo me il metodo naturale di apprendimento è ascoltare, ascoltare e dopo parlare. Per cui se una persona vuole imparare una lingua, deve cominciare a ascoltare, anche se non capisce quello che sta ascoltando. Il tuo cervello è, come si dice questo? Il tuo cervello ti farà ricordare nel momento giusto quella parola. Dopo che e sarà più facile poi pronunciare perché conoscerai i suoni. È Secondo me è la vero. prima cosa, Beh, ascoltare, ascoltare. alla fine questo è il metodo che usano i bambini quando nascono e crescono in una famiglia. Il metodo di apprendimento di una lingua è proprio quello, è il metodo naturale dell'ascolto. È così che loro cominciano a registrare i suoni, a riconoscerli, a saperli distinguerli e poi il parlare avviene in un secondo momento, arriva verso i 2 anni di età. Quindi anche loro ci mettono un po' di tempo, ovviamente devono sviluppare anche tutta una serie di capacità, di cose cognitive, eccetera, ma comunque la cosa più importante è sicuramente l'ascolto. Io dico sempre che l'orecchio è intelligente, ma è quello che dici tu, non è l'orecchio intelligente, che il nostro cervello registra questi suoni. Quindi a volte quando ci chiediamo ma è giusto o sbagliato, io consiglio di parlare ad alta voce e di ascoltarsi. Ad esempio, si dice oggi ho andato a scuola o oggi sono andato a scuola. Quale suona meglio? Anche se non conosci la regola grammaticale, se hai ascoltato questa frase, se hai ascoltato l'italiano per tante volte, a un certo punto credimi che la maggior parte dei miei studenti dicono: cavoli, però io ho andato, non suona bene. Sì. Infatti non suona ed è l'orecchio che glielo dice. Quindi sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Buon, ottimo consiglio. Prima cosa direi questo, poi la seconda direi di cercare le cose basiche sulla lingua, ad esempio i giorni della settimana, queste cose qui, perché sono delle cose che noi vediamo spesso. Ah, che giorno è oggi? Il mio zaino nero oggi è 28, oggi è giovedì, quindi queste cose, se impari le cose basiche, metterai nella tua giornata e quindi già starai, starai Allenando, allenando, facendo pratica. allenando facendo la pratica ogni giorno su quelle cose. Sì, sicuramente anche un altro esempio è guardarsi intorno e vedere quali sono gli oggetti che ci circondano. È inutile che facciamo esempi con il cavallo, con l'erba o con qualcosa che non esiste nella nostra vita quotidiana. Quello che c'è qua è una penna, c'è un divano, un sofà, una tazza qua davanti a me, quindi fare pratica con le parole che ci circondano costantemente. Sì, assolutamente. Prima di rispondere ad alcune domande che ho visto, volevo chiederti altre due cose.
La prima è cosa significa secondo te essere fluenti in una lingua? Allora, questa è la mia opinione, che essere Certo. fluenti in una lingua, secondo me, è riuscire a esprimersi in una lingua e farti capire, dire quello che vuole e fare capire. Per me essere fluente è questo. Poi, se non ne sai tutte le regole grammaticali, io non so quale, non sono tutte le regole del portoghese, diciamo così, anche se lo parlo bene. Quindi per me, se tu riesci a esprimersi bene in una lingua, questo per me è essere, questo per me è essere una persona fluente di Fluente una in una lingua. lingua. Certo, dipende un po', dipende sempre dalle priorità di una persona. Se una persona vuole studiare una lingua per laurearsi, quindi a un livello accademico, chiaramente l'essere fluenti non si riduce, tra virgolette, a sapersi esprimere. Ma una persona, ad esempio, che va a vivere per la prima volta in un paese straniero, in Italia, e deve vivere, andare a fare la spesa, andare dal dottore. Non ci sono traduttori, essere fluenti è proprio quello che dici tu, secondo me, riuscire a farsi capire, riuscire a comunicare con le persone in modo da non isolarsi e non sentirsi isolati, anche perché una persona che poi ha paura a parlare una lingua non si integra, si chiude in casa. Sì. Quindi, grazie per il tuo punto di vista, lo condivido. Lo condivido. Senti, a questa invece non è una domanda. Ti chiedo, vediamo se sei capace di descrivere la lingua italiana in un minuto. In un minuto. Una lingua piena di cultura, di suoni, di bellezza. Allora, non saprei più cosa dire. Per Forse un me sono minuto, questi. però una lingua piena di bellezza direi che è una definizione stupenda, grazie. Grazie. Prego. Io non mi sono resa conto, non mi sono mai resa conto prima di cominciare ad insegnare questa lingua quanto bella fosse, e anche all'orecchio. Sì, Ed è una effettivamente lingua sì. molto, molto bella. Scusa, non ho capito. Una lingua molto bella. Io Sì. dico che prima di fare, adesso perché faccio l'insegnante, può sembrare un po', non so, un po' strano dire questo, ma a me, io sono molto fiera di sapere la lingua italiana. Io sono molto felice di essere presentata a questa lingua, di essere stata in Italia e conosciuto la cultura, perché è una cosa che mi piace tanto, ma tanto che io a volte dico: cavolo, io sono brasiliana, ma il mio cuore è italiano. Io amo il mio paese, Certo. io amo il Brasile con tutto il mio cuore, ma l'Italia ha il mio cuore veramente. Allora è un secondo cuore, perché no? Sì. È un secondo cuore, si è moltiplicato l'amore quando nascono i figli. Sono molto felice di sapere. Adesso io faccio gli insegnanti e le persone possono dire: ah, perché fai l'insegnante? Ma tutte le persone che mi conoscono da tanto sanno che anche quando io non lavoravo facendo soltanto gli insegnanti, io quasi pagavo per dare lezioni perché non volevo perdere la lingua e perché mi piaceva così tanto. Io guadagnavo praticamente niente per essere lì. Ma mi piaceva un sacco, quindi volevo fare. Pur di parlare questa lingua, sì, è incredibile. Senti, durante la tua esperienza italiana, però, ti è cresciuto questo secondo cuore, ma ti mancava qualcosa del Brasile? Perché tu hai vissuto 3 anni in Italia, quindi ti mancava qualcosa del Brasile? Il cibo brasiliano. Il cibo brasiliano. Il cibo brasiliano. Allora, sembra un po' brutto perché magari le persone dicono: ah, ma non sentiva mancanza della famiglia. Io sono orfo, per cui no, non è questo. Io vivo da sola da tanti anni e quindi quello che mi mancava di più
era il cibo, era quello che mi mancava di più, diciamo. Senti, visto che mi hai parlato di cibo, arrivo subito a questa domanda. Allora, ho questa curiosità. È vero, il cibo è una parte fondamentale di ognuno di noi e quando si è lontani da casa, trovare un sapore vicino a quello che ci ricorda la nostra origine, la nostra zona di comfort è qualcosa di importante. Molti americani trovano, ad esempio, conforto nei McDonald's perché trovano chiaramente il sapore che ricordano. Ma a parte che devo confessare che McDonald's in certe zone del mondo è stato di conforto anche per me. Quindi non sto parlando male di McDonald's per niente. Volevo chiederti se ci sono invece piatti brasiliani che derivano dalla cucina e dalla tradizione italiana. Io vivevo al sud del Brasile, lì sono tanti discendenti di italiano, allora si vedeva tanto la pasta, la lasagna, poi la polenta. Sì. Ah, Io il non ho piatto tipico di Bergamo. mai visto la polenta in Italia, non l'ho mai vista, no, non mi hanno mai offerto, non l'ho mai visto sui ristoranti. Però qua in Brasile è quando noi vogliamo fare un piatto, diciamo, tipico italiano, più, diciamo, da casa, così si fa il galetto, il pollo e la polenta. Questo. È strano, sì, effettivamente, non hai mai mangiato polenta in Italia, però sai cosa? Che è un piatto tipico del nord, ne ho parlato anche la volta scorsa o in un'altra live, la polenta è il piatto tipico di Bergamo, quindi mi piace tantissimo in tutte le sue salse, in tutte le sue forme, in tutti i suoi modi. Però non è solo di Bergamo, c'è tutta una zona, soprattutto nord-est, che si ciba di polenta. Il piatto della domenica è polente spezzatino, polente coniglio, polente brasato. E so che moltissimi emigranti italiani che sono arrivati in Brasile sono partiti proprio dal nord-est, quindi sto parlando di Veneto e Trentino. Poi ovviamente da tutta l'Italia, però forse questa potrebbe essere la ragione. Tantissimi veneti si trovano in Brasile. Prima c'era una persona che commentava e diceva che ci sono 35 milioni di discendenti di italiani in Brasile. È un numero altissimo. E invece qual è il piatto tipico, scusa, in Brasile? Allora, dipendi dalla regione, dipendi dove io vivevo per ultimo adesso, è il churrasco, la grigliata. Ok, Churrasco. carne comunque, il Sì. Poi, churrasco secondo me. Ok. allora, in Rio de Janeiro mi pare che sia la feijoada, la fagiolata. Ok, ok, Poi ti fai, non so, a Minas, lì in quella regione. Goiás, Minas, lì c'è anche il pollo con pichi. ok. E che È cosa? una cosa tipica da loro, non so, non mi piace. Non ti piace. Certo che il Brasile è una terra così grande che è veramente impensabile trovare a parte la lingua, dei tratti comuni. Se l'Italia, così piccola, ha così tante differenze culturali, immagino che in Brasile sia ancora più difficile trovare qualcosa che li accomuni. Dipende da dove vai, tu trovi un Brasile diverso, diciamo così. Io vivevo al sud, la cultura del sud è totalmente differente. Poi adesso io sono, diciamo, al centro, no, del paese, così a San Paolo le persone sono diverse. Io ti dico che come sono stata per tanti anni, allora io sono nata al nord del paese, io sono nata a Rondônia. Porto Velho, il capoluogo di Rondônia, vicino alla foresta amazzonica. Poi, quando avevo 18, no? 18 anni, sono andata a vivere al sud e quindi sono stata lì per tanti anni, 14, non so quanti anni sono stata. E allora, diciamo che la cultura che io sono più vicina è quella del sud, perché io mi trovavo bene, quindi. Io a volte di qua
A volte vedo che io sono molto diversa dalle persone di San Paolo, ad esempio. Diversa nel Quindi, senso di abitudini, ovviamente, di cultura. di abitudine, perché le persone al sud sono più chiuse, non sono, è diverso, diciamo così. Ah, mi interessa questa cosa, mi sembra l'Italia al contrario, quindi queste Sì, differenze ci sono. all'interno sì. Le persone sono più chiuse, diciamo che se tu vai a Rio de Janeiro, una persona ti conosce quel giorno, ti porta a casa sua, ti presenta tutti i suoi amici e tutto quanto. Al sud le persone ti salutano, ti trattano bene, però non è qualcosa che ti porto a casa, non ti conosco, non so chi sei. Quindi è una Ok. Italia al contrario, Ah, diciamo un quindi po' così. troverei un pezzo di Bergamo nel sud del Brasile. Sì, addirittura c'è una lingua che loro hanno mischiato, il veneto, insieme al portoghese, che si chiama Talian. Al sud del Brasile, più specificamente a Rio Grande del Sud, a Caxias, in alcune città, lì loro parlano questa lingua che è diciamo che è ufficiale. Ci sono lì insieme alle lingue, quindi è una lingua ufficiale, non Ufficiale. si dà, ma si parla anche, è il taglio. Lo puoi ripetere per piacere? Taglio, senza Ok. la I e con la N alla fine, cioè come Italia, toglie la I e la N alla fine, taglio. Ok, perfetto, interessante. Intanto ci dicono, e lì d'ingiullo, se così si pronuncia, ciao, ciao, che bello sapere che sei lì. Mi sta dicendo che l'italiano era la seconda lingua ufficiale in Brasile. Non so fino a quando. In alcune città sì. Poi c'è una città che è la città più italiana del Brasile che si chiama, oh cavolo, Antonio Prado. È la città più italiana del Brasile. Avevo un alunno che lui era nato lì e lui mi raccontava, cioè lui è un tipico italiano, quando vai a casa sua sembri dentro l'Italia. Lui è un tipico italiano, si chiama Graziano. E salutiamo anche lui, no? Ok. Senti, beh, hai già risposto anche ad altre varie domande. Io volevo chiederti se esiste anche il portoghiano, cioè intendendo molto spesso le lingue che si somigliano, come le lingue romanze, come l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, addirittura il rumeno, spesso si mischiano per le loro somiglianze. E allora anche viene dato anche un nome un po' divertente per scherzare. Io, ad esempio, parlo italiano e allora per questo ti chiedevo se esiste il portogliano, ma mi hai detto che addirittura è una lingua ufficiale perché qualcuno ha mischiato il veneto e il portoghese. Quindi questa cosa mi sembra abbastanza divertente. Chi è l'italiano? Chi sono gli italiani attuali o storici più famosi in Brasile? Allora, dipende. Io direi tra i cantanti Laura Pausini, Ok. tra il calciatore direi allora direi Balotelli, Totti, no, non so, poi c'è anche altri. Dipende. Io conosco alcuni, c'è anche, oddio, quello che è il cantante, anche come si chiama, che è conosciuto in tutto il mondo, è Pavarotti, Qua mi stanno l'altro. nominando Garibaldi, eh? Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi, Allora, tra gli Peppino Di antichi, Capri. ma non sono le persone che si parlano, cioè che tu sei lì a dire, ah, sai chi è Anita Garibaldi? Sì, c'è anche una città che si chiama Garibaldi al sud, ma diciamo che non è una cosa che tutti sanno, conoscono, diciamo Però così. la cosa Tu che mi sta stupendo. la fai a scuola.
C'è una cosa che mi sta stupendo, mi sta sorprendendo, perché in tanti mi hanno scritto la moglie di Garibaldi, Anita. Io non avevo mai sentito parlare, no, di Anita sì, chiaramente, però sai, Garibaldi è l'eroe dei due mondi, addirittura in una delle piazze di Città del Messico è dedicata a Garibaldi, ma nessuno sa chi sia Garibaldi, perché è la piazza dei Mariachis. Ma perché Anita invece in Brasile è diventata così famosa? O a questo perché in tre allora, persone mi hanno nominato Anita Garibaldi? Perché c'è tutta questa storia tra che è successa lì al sud, c'è stata come una rivoluzione così, e lei è stata molto coraggiosa a fare delle cose, per cui è stata conosciuta, diciamo così. Ma dico che questo allora è molto conosciuto le persone che sono dal sud. Se tu chiedi a una persona che vive a San Paolo, allora, se è una persona, diciamo, che studia per non so cosa, cioè studia in specifico la cultura del Brasile, ok, ma se tu chiedi alle persone non sanno chi è. Quindi io stavo dicendo alle persone che tu vedi sulla televisione, che tu sai, se tu chiedi a qualunque, sa chi è? Laura Pausini, le persone sanno chi è, quindi è una cosa più, diciamo. Forse perché è anche più attuale, invece Anita Garibaldi è più un personaggio storico. Ok, poi sì, come cantanti, no? Chi si ricorderà così, diciamo? Allora, il Sud ha tutto questo amore per la sua cultura, e hanno molto, sono molto fieri di essere nati lì, ma l'altra parte del Brasile, diciamo che non hanno tutta questa sapienza sulla sua storia, diciamo così. Uno o l'altro magari potrà conoscere, ma se tu chiedi alle persone non sanno su okay, questo. Ok, perfetto. Intanto ricordiamo che stiamo, per chi si è collegato solo ora, che stiamo parlando questa sera con Marlani di Apprender Italiano da Zero. Scusa la mia pronuncia. Adesso ho cambiato, ho messo lì Marlani Chavez, che è il mio cognome. Ah, ok, proprio benissimo. Quindi il tema di stasera che stiamo trattando è un po' dedicato alla lingua italiana che viene parlata in Brasile, perché Marlani è un insegnante di italiano per brasiliani, per portoghesi, e quindi questo è un po' il tema di questa sera. Non andatevene però da qua se non siete brasiliani, perché le cose che diciamo potrebbero interessare anche voi, perché comunque si parla di Italia, si parla di lingua, abbiamo parlato già di lingua, e adesso facciamo un altro salto nella cultura. Nelle differenze culturali, ad esempio, una cosa che mi ha colpito molto dei tuoi video, ne hai fatto uno una volta con un turbante in testa. Ce lo vuoi raccontare tu? Era un asciugamano. Era un asciugamano, perché? Allora, io ero andata in palestra e avevo i capelli bagnati e mi sono ricordata che in Italia è una cosa brutta uscire di casa con i capelli bagnati, che non si esce con i capelli bagnati, che è un po' visto un po' male questa attitudine, questo più atteggiamento. Più che altro che prendiamo il raffreddore. Ma noi in Brasile noi usciamo con i capelli bagnati. E allora mi sono ricordata di questa cosa e ho detto, faccio così, però alcune insegnanti hanno detto, mi sono ispirata da Marlani e mi sono ricordata di questa cosa, sapete? Quindi è diventato un po' più lunga di quello che me l'aspettavo e allora ho fatto quello video così. No, è stato molto divertente perché effettivamente ci sono delle abitudini così come questa semplice di asciugarsi i capelli ogni volta che si esce da casa a cui uno non pensa. Ed effettivamente mi ha fatto riflettere, mi ha fatto ridere perché io non, a parte d'estate quando ci sono 40 gradi che nessuno asciuga i capelli, mi ha fatto ridere, tutti asciughiamo i capelli, facciamo la piega, siamo sempre, quasi sempre belli a posto. Quindi mi ha fatto molto ridere effettivamente questa cosa. Ti faccio una domanda, continuo a farti domande, ma del resto dimmi. Posso dire soltanto una cosa? Certo.
che noi brasiliani la troviamo molto strano questa cosa quando arriviamo in Italia. Da noi, soffiare il naso mentre sei al tavolo è una cosa maleducata, è una cosa brutta. E quando noi eravamo in Italia, che vedevamo le persone da tutte le parti a soffiare il naso, se era al tavolo, cioè, anche davanti alle persone noi chiediamo scusa, andiamo in bagno, se Ah, possiamo, se... vi alzate proprio dal tavolo. Sì, Quindi non è sì, sì. sufficiente girarsi. No, è una cosa brutta essere al tavolo e stare lì a soffiare. Oppure le persone stanno mangiando e tu sei lì a soffiare vicino a quella persona. Dà molto fastidio. È una cosa brutta in Brasile. Sì, no, 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 effettivamente, no, no, noi non ci alziamo, ci giriamo. Effettivamente alzarsi, a meno che non sia un raffreddore veramente di quelli. A parte che sono 2 anni che io non ho un raffreddore. Con le mascherine e tutto, io non ho preso più tosse, raffreddore né niente. Quindi in realtà non so quali siano oggi, giorno 2021, le nuove abitudini degli italiani. Per quanto riguarda il soffiarsi il naso. Adesso però ti voglio chiedere questo, perché se è vero, ho capito, ti è cresciuto un cuore italiano, ti è cresciuto un secondo cuore. Perché non hai pensato invece di provare a insegnare la tua lingua, il brasiliano, il portoghese, agli italiani per far crescere a loro un secondo cuore? Io ho un profilo dove io insegno portoghese agli italiani. Ah, c'è quindi. Sì, un altro profilo. Mi hanno cercato alcune volte. Ho cominciato anche a dare lezioni a un ragazzo italiano di portoghese, però le cose dell'italiano sono andate più avanti, diciamo così. Ho avuto più ricerca sulla lingua italiana che Certo. quella su quella portoghese, diciamo così. E Ok, allora perfetto. Ok, perfetto. No, lo capisco perché ovviamente quando concentri i tuoi sforzi su una lingua, prepari il materiale, prepari attività, già è difficile, già è un lavoro molto, non dico impegnativo, però è tanto il lavoro di ricerca dei materiali, delle attività. Già farlo per una lingua è molto impegnativo, figuriamoci per due lingue. questa cosa dell'italiano è andata. Io pensavo, allora, racconto questo velocissimo. Certo. Io avevo perso il lavoro a luglio di 2020, all'inizio della pandemia, e ero lì a cercare lavoro. Allora un amico mi ha detto: Marlani, perché non dai lezioni di italiano su internet così? Io avevo pensato che era soltanto mentre io cercavo un altro lavoro, Lavoro più perché stabile. io sono laureata in economia, diciamo così, e allora stavo cercando lavoro su queste cose, ma stavo insegnando italiano. Soltanto che la cosa è andata così bene che ho smesso di trovare lavoro perché avevo tanti studenti, diciamo così, tanti alunni. E quindi le cose sono successe, non sono io che ho Ho detto no a deciso, te. sì. No, ho deciso, le cose sono andate e fino ad oggi non so come andrà, non so fino a quando, quindi sono qui mentre le cose accadono, diciamo così. Bene, perfetto. E beh, a volte sono le occasioni della vita, sono treni che passano che bisogna saper riconoscere e avere il coraggio di salirci per intraprendere nuove esperienze, nuove avventure. Quindi brava che stai facendo questo cammino. E non è facile insegnare comunque una lingua che non è la tua, soprattutto se vivi in un altro paese, quindi non ti confronti tutti i giorni con la lingua italiana, con la lingua che stai insegnando, perché quando non si pratica il rischio è dimenticare, e questo succede a chiunque. Io Quali? vorrei farti Sì? una domanda, perché Sì? noi abbiamo 3 minuti da quello che conto io qua, Sì, siamo quindi quasi in chiusura, sì, esatto. Dimmi. posso farla? Certo, dimmi. Qual è stata la tua più grande sfida come insegnante? Allora, tutte
le prime volte, tutte le prime volte, cioè la prima volta che sono entrata in classe, quasi buttata in classe per insegnare l'italiano. Forse non, chiaramente non tutti mi conoscono, ricordo che io non vengo da una formazione di insegnante di italiano, io ho studiato psicologia a scuola, all'università, però per questioni private della vita mi sono trovata catapultata in Messico e per sopravvivere i primi tempi ho fatto quello che c'era, cioè insegnare l'italiano ai messicani, e lì è esploso l'amore verso l'insegnamento della lingua italiana. E per i primi anni ho sempre e solo insegnato italiano agli ispanofoni, a persone di lingua spagnola. Quindi un'altra esperienza importantissima è stata, ad esempio, la prima volta che ho insegnato italiano a una persona non ispanofona. Mi ricordo ancora, era un tedesco, tra l'altro un amministratore delegato di un'azienda molto importante, e tremavo, avevo una paura incredibile, assolutamente. La prima volta che hai fatto, che ti sei messa a fare questo. Se non hai il coraggio di fare le cose, le rimpiangi per il resto della vita. Io non voglio vivere di rimpianti, piuttosto voglio vivere di pentimenti. Assolutamente. Un'altra prima volta che mi è rimasta nel cuore, che è stata una sfida, è stato insegnare online, la mia prima lezione online. Anche quella è stata una grossissima sfida. Quindi ti direi tutte le prime volte, anche la prima live è stata una grossissima esperienza, una grossissima emozione. Credo che siano quelle, sono proprio quel salto che uno ha paura di fare, ma che a volte bisogna veramente fare. Come io, ero disperata per essere qui. Esattamente, esattamente. Grazie, bella domanda, mi è piaciuta. L'altra cosa, secondo te quali sono i più grandi errori nell'apprendimento di una lingua? Allora, sottovalutare una lingua, pensare che sia facile, perché non lo è mai. E per un'esperienza che ho avuto, per varie esperienze poi che ho avuto, pensare che studiare una lingua sia solo studiare la lingua e non la cultura di appartenenza. Mi ricordo ad esempio di uno studente inglese che avevo, era anche molto molto bravo, e un giorno, visto proprio perché era bravo, ho deciso di proporgli un video sui gesti italiani, quindi sul linguaggio delle mani. Come saprai, noi possiamo fare intere conversazioni senza dire una parola, ok? E questo studente l'ho visto perplesso durante la proiezione del video, durante le attività. Alla fine mi ha detto: io non sono qua per imparare queste cose, io sono qua solo perché voglio parlare italiano. E questo studente mi ha fatto capire che ho capito che non eravamo più compatibili da quel momento in poi. Io non ero disposta a insegnare una lingua vuota. E a lui non interessava studiare tutta la cornice, tutto quello che fa da sfondo la lingua italiana. E infatti da lì le nostre strade si sono separate. Non puoi studiare una lingua senza la cultura che la regge, che sta dietro. Questo l'ho detto anche l'altra volta, ma non mi stancherò mai di dirlo perché ne sono convinta. Lingua e cultura sono imprescindibili e inscindibili. Però, bella domanda anche questa, grazie. Prego, senti, perché puoi fare delle cose sbagliate su una cultura e offendere l'altra, esatto, persona, quindi devi capire un po'. Assolutamente, come quello che mi hai appena raccontato tu del fazzoletto. Quindi assolutamente sono fondamentali queste cose, non si può studiare una lingua senza conoscere quello che sta dietro. E non sto parlando solo di storia, alte culture, sto parlando proprio della cultura di tutti i giorni, del modo di vivere. Noi italiani parliamo con i gesti, quindi se tu mi dici a me non interessa, allora probabilmente non ti interessa il 70% di quello che è l'italiano, perché le parole sono solo parole. Poi c'è tutto un linguaggio non verbale che sta dietro alla comunicazione, che è impensabile non studiare.
Senti Marlani, progetti futuri e poi concludiamo questa chiacchierata. Quali sono i tuoi progetti futuri? Andare in Italia, tornare in Italia. Oh, che bello! In quale città torneresti? Io non so ancora, ma potrebbe essere lì sul nord o Roma, non so. O Milano o Roma, sono un po' lì Ok, a indecisa. decidere. Puoi fare tutte e due, puoi fare un giro passando da Bergamo a provare un piatto di polenta. Io Io ti toccherò. invito, io ti invito, per Grazie. favore. Perfetto, hai qualcos'altro da aggiungere? Qualcos'altro da dire? Vorrei ringraziarti, è stata bellissima la chiacchierata, anche se ero troppo nervosa, ho fatto un sacco di sbagli, va tutto bene. Sei Grazie stata mille. bravissima, hai anche ricevuto tanti complimenti. Per favore, Marlani, vuoi ricordarci qual è il tuo profilo su Instagram? Perché oggi mi hai confuso, mi hai detto che hai cambiato. Apprendere italiano da zero. Ok, poi me lo scrivi che così lo aggiorno perché mi hai veramente spiazzato stasera con questa novità, però sono contenta. Grazie mille per aver partecipato. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, brasiliani e non brasiliani. Qualcuno prima chiedeva quando faremo una chiacchierata live invece che metterà a confronto italiano-spagnolo. Beh, presto, perché no? Presto, lo metterò sicuramente nella lista delle cose da fare. Grazie a tutti. Allora, Marlani, noi rimaniamo in Grazie contatto. Ci vediamo su Instagram. Un bacione. a tutti. Un bacione, ciao ciao. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao.